Di lì, avvolto nel suo mantello dorato, se ne andò Imeneo per l'etere infinito, dirigendosi verso la terra dei Ciconi, dove la voce di Orfeo lo invocava invano. Invano, sì, perché il dio venne, ma senza le parole di rito, senza letizia in volto, senza presagi propizi. Persino la fiaccola che impugnava sprigionò soltanto fumo, provocando lacrime, e per quanto agitata non levò mai fiamme. Presagio infausto di peggiore evento. La giovane sposa, mentre tra i prati vagava in compagnia d'uno stuolo di naiadi, morì, morsa al tallone da un serpente. A lungo, sotto la volta del cielo, la pianse il poeta del Rodope, ma per saggiare anche il mondo dei morti non esitò a scendere sino allo Stige per la porta del Tenaro. Tra folle irreali, tra fantasmi di defunti onorati, giunse alla presenza di Persefone e del Signore che regge lo squallido regno dei morti. Intonando al canto le corde della lira, così disse: «O dei che vivete nel mondo degli inferi, dove noi tutti esseri mortali dobbiamo finire, se è lecito e consentite che dica il vero senza i sotterfugi di un parlare ambiguo. Io qui non sono sceso per visitare le tenebre del Tartaro o per stringere in catene le tre gole, irte di serpenti, del mostro che discende da Medusa. Causa del viaggio è mia moglie, una vipera che aveva calpestato, in corpo le iniettò un veleno che la vita in fiore le ha reciso. Avrei voluto poter sopportare, e non nego di aver tentato. Ha vinto amore, lassù, sulla terra. È un dio ben noto, questo. Se lo sia anche qui, non so, ma almeno io lo spero, se non è inventata la novella di quell'antico rapimento. Anche voi foste uniti da amore. Per questi luoghi paurosi, per questo immane abisso, per i silenzi di questo immenso regno, vi prego, ritessete il destino anzitempo infranto di Euridice. Tutto vi dobbiamo, e dopo un breve soggiorno in terra, presto o tardi tutti precipitiamo in quest'unico luogo. Qui tutti noi siamo diretti. Questa è l'unica dimora, e qui, sugli esseri umani, il vostro dominio non avrà mai fine. Anche Euridice sarà vostra, quando sino in fondo avrà compiuto il tempo che gli spetta. Impegno ve la chiedo, non in dono. Se poi per lei tale grazia mi nega il fato, questo è certo, io non me ne andrò. Della morte d'entrambi godrete. Mentre così si esprimeva, accompagnato dal suono della lira, le anime esangui piangevano. Tantalo tralasciò d'afferrare l'acqua che gli sfuggiva. La ruota di Sione s'arrestò stupita. Gli avvoltoi non rosero il fegato a Tizio. Deposero l'urna le nipoti di Belo, e tu, Sisifo, sedesti nel tuo macigno. Si dice che alle furie, commosse dal canto, per la prima volta si bagnassero allora di lacrime le guance. Né ebbero cuore, regina e re degli abissi, di opporre un rifiuto alla sua preghiera, e chiamarono Euridice. Tra le ombre appena giunte si trovava, e venne avanti, con passo reso lento dalla ferita. Orfeo del Rodope, prendendola per mano, ricevette l'ordine di non volgere indietro lo sguardo, finché non fosse uscito dalle valli dell'Averno. Vano, se no, sarebbe stato il dono. In un silenzio di tomba si inerpicarono su per un sentiero scosceso, buio, immerso in una nebbia impenetrabile. E ormai non erano lontani dalla superficie della terra, quando, nel timore che lei non lo seguisse, ansioso di guardarla, l'innamorato Orfeo si volse. Subito lei svanì nell'Averno. Cercò, sì, tendendo le braccia, d'afferrarlo ed essere afferrata, ma null'altro strinse, ahimè, che l'aria sfuggente. Morendo di nuovo, non ebbe per Orfeo parole di rimprovero. Di cosa avrebbe dovuto lamentarsi, se non d'essere amata? Per l'ultima volta gli disse addio, un addio che alle sue orecchie giunse appena. Ripiombò nell'abisso dal quale saliva. Rimase impietrito Orfeo per la doppia morte della moglie,
così come colui che fu terrorizzato nel vedere Cerbero con la testa di mezzo incatenata, e il cui terrore non cessò finché dalla vita natura il suo corpo non fu mutato in pietra, o come Oleno, che si addossò la colpa e volle passare per reo. O te, sventurata Letea, troppo innamorata della tua bellezza. Cuori indivisi un tempo nell'amore, ora soltanto rozze che si ergono tra i ruscelli dell'Ida. Invano Orfeo scongiurò Caronte di traghettarlo un'altra volta. Il nocchiero lo scacciò. Per 7 giorni rimase lì, accasciato sulla riva, senza toccare alcun dono di Cerere. Dolore, angoscia e lacrime furono il suo unico cibo. Poi, dopo aver maledetto la crudeltà dei numi dell'Averno, si ritirò sull'alto Rodope e sull'Emo, battuto dai venti. Per 3 volte il sole aveva concluso l'anno, finendo nel sogno acquatico dei pesci, e per tutto questo tempo Orfeo non aveva amato altre donne, forse per il dolore provato, forse per averne fatto voto. Eppure molte erano le donne ansiose d'unirsi al poeta, ma altrettante piansero d'essere respinte. Gli uomini della Tracia poi ne trassero pretesto per stornare l'amore verso i fanciulli, cogliendo i primi fiori di quella breve primavera della vita che è l'adolescenza.